però sotto sto punto no. Allora, aspetta. Allora, davanti a te c'è un interruttore in alto. Raccontaci come sta andando questa classe 5, queste vetture piccole ma divertenti e performanti. Beh, una classe molto combattuta, eh. Stiamo là, le prendiamo, le ridiamo, però
un po' di problemi, ci siamo girati alla prova di San Potito, ci siamo girati di brutto, la macchina non ripartiva e quindi abbiamo perso oltre 20 secondi. Poi l'incertezza del tempo stamattina ha creato un po' di dissapore, quindi le gomme le abbiamo azzeccate e non azzeccate, però adesso sembra che faccia caldo, quindi bisogna rimodulare il tutto, ecco. Cerchiamo di dare l'ultimo passaggio. Grazie. Ricordavo che siete piedimontesi, no. E come è stato chiedo al navigatore fare il navigatore a papà. Vabbè, ormai sono comunque 3 anni che faccio il navigatore a papà, comunque sempre bello. Poi la prova spettacolo stupenda la sera, organizzata benissimo, spettacolare davvero. E l'adrenalina giusta dove avete spinto di più, in quale prova? Vabbè, l'adrenalina gioia si sente, una prova che premia il livello tecnico della coppia. È lì che senti l'adrenalina vera e propria. Perfetto, sì, ricordiamo che diciamo che il percorso è stato un po' misto perché abbiamo avuto la prova spettacolo di 2 chilometri, quella più lunga di 11 e quelle intermedie che sono Alife e San Potito di circa 6. Allora chiamiamo a premiare sempre il vice. Sono terzi di classe, intanto lui voleva ringraziare qualcuno. No, volevo ringraziare i meccanici, Franco, Pietro, perché se non erano loro ieri non avremmo fatto più la gara perché abbiamo rotto il cambio. E Nicola pure che sta lì a... che volendo possono anche raggiungervi per una foto. No, ieri pomeriggio. Quando uscì il cambio, abbiamo rotto il cambio e in tempi previsti è stato... Allora, facciamo premiare dal vice sindaco di Piedimonte, che è il vostro paese, e poi magari chiamiamo loro per la foto di rito. I meccanici in questo caso vengono prima della famiglia. Allora si possono avvicinare tutti coloro che vogliono fare la foto insieme ai Mainolfi. Antonio Panello. Allora un applauso. Allora forse era meglio che non lo ringraziava il meccanico e tutto qua. Allora procediamo. Allora salutiamo la coppia Mainolfi, Giuseppe e Gianmarco. È bello questo saluto che hanno fatto al team dei meccanici. Vedo la coda, allora intanto vedo il prossimo equipaggio che è tutto al femminile. Dovrebbero essere le due sorelle D'Agostino e Erika Antonio.